ritrovati, cari amici e care amiche. Se siete arrivati alla fine di questo cammino e avete visto e ascoltato tutte quante le puntate, io non posso altro che ringraziarvi. Spero che ci siamo tenuti un po' compagnia in questi momenti. Per me è stato molto bello fare questo cammino con voi, perché mi ha dato modo di riflettere, scoprire e comprendere ancora meglio questo grandissimo mistero, questo dogma della fede, la resurrezione di Gesù. Il dogma della resurrezione è come uno zampo di una sedia, permettetemelo. Senza gli zampi la sedia non sta su, sta in basso. I dogmi sono come dei pilastri che tengono su la struttura di un palazzo. Il primo dogma sicuramente è l'incarnazione, avvenuta nella Santa Casa di Nazareth, ora Loreto, di cui ho parlato in quella puntata apposita sull'Annunciazione, andatela a vedere magari, sempre all'interno della rubrica nostra Pur Parler. La risurrezione è un altro dogma della fede, se no, sto Gesù è solo un uomo. E invece qui si parla che Gesù non è solo un uomo e neanche un angelo, come ai primi tempi dell'era cristiana si credeva, ma è proprio una persona in carne ed ossa che è vero Dio e vero uomo, secondo la professione di fede cattolica. Qual è il punto che più vi ha colpito? Ce lo diremo alla fine. Andiamo a vedere il quinto punto. Io direi che i primi tre punti possono andare tutti e tre insieme a braccetto. Sepolcro, sindone, testimonianza degli apostoli. Riguarda proprio la prima parte della fede cristiana, della storia del cristianesimo, gli albori. Poi i 2000 anni, i santi, beati e martiri, è quello che è venuto dopo, dalla predicazione di questi apostoli. Se loro non avessero predicato, non sarebbe nata la Chiesa. La Chiesa non nasce né con la morte né con la nascita di Gesù, ma neanche con la resurrezione. Ma quando loro escono a Pentecoste e grazie a loro, alla loro predicazione, che noi abbiamo avuto questi 2000 anni di santi e beati e quindi siamo arrivati fino ad oggi. Ancora oggi, come abbiamo visto la volta scorsa, parliamo di martiri. Se non ci fossero stati i santi, poniamo caso, la Chiesa in questi secoli, che talvolta ha fatto il bello e il cattivo tempo, l'avremmo più seguita? Non lo so. Se siamo arrivati fino ad oggi vuol dire che qualcuno ha continuato a seguirla, ha visto sempre quel qualcosa di buono, quel qualcosa di bello che si chiama Gesù, l'incontro con Lui. Tante persone ad esempio dicono: io sono credente non praticante, prego a casa. Sì, sì, nessuno lo mette in dubbio, poi l'atto pratico non si sa. Magari c'è la devozione a quel santarello, è vero, molti sono devoti ai santi, alla Madonna. E ho sentito anche di recente un'intervista in televisione di un noto protagonista: io sono molto devoto alla Madonna, ma in chiesa ci vado poco. Va bene, ma Gesù si incontra mai? Ecco, qui entriamo nel quinto punto, che è, a mio avviso, la fede personale. Fede, quello che noi dicevamo la volta scorsa, è fede uguale fiducia in Dio. Fede è uguale affidare la propria vita a Dio. Fede uguale fedeltà a Dio. Non sono sinonimi, sono tre cose diverse. La fede, in ultima analisi, è sentirsi amati da Dio. Nella misura in cui io mi sento amato da Dio, io amo. Se io non mi sento amato da Dio, non mi sento di avere le spalle coperte in qualche modo, permettetemelo, mi manca la terra sotto i piedi, perché ci sarà qualcosa, ci sarà qualcuno che mi aiuta. Io nel mondo non vedo niente, nessuno mi aiuta, sono solo. Lì incomincia, si inserisce nella nostra mente un germe di depressione, desolazione. Mi spiegate per quale motivo il più alto tasso di suicidi avviene nei paesi del nord, eccetera, eccetera, ma a Natale, nel momento in cui siamo più felici. Perché? C'è tanta gente sola, che vedendo quanti invece sono felici, riuniti a un tavolino con i parenti,
non lo sopporta questo, eh. E purtroppo se la fa finita. O quando non trova più speranza di riuscita nel proprio lavoro, nella famiglia, e si toglie la vita. Perché? Questo avviene quando non c'è più speranza. Ma la speranza chi ce la dà? Se il mondo non mi dà speranza, su chi mi appoggio? Ecco, rispondo con una domanda che mi hanno fatto dei ragazzini a scuola. Prof, ma sto cristianesimo, che differenza c'è con le altre religioni sostanzialmente? Che cosa dice in più delle altre? Cosa serve andare in chiesa? Cosa serve pregare? Un cartello in un autobus anni fa diceva: Dio non c'è, e se c'è non ne hai bisogno. Facile. Tu sei padrone della tua vita, tu puoi fare tutto, tu conti, tu vali, tu puoi salvarti da solo. Sì, vero, dobbiamo sempre fidarci di noi stessi, delle nostre possibilità, ma da soli non possiamo fare niente. Sicuramente conta l'aiuto degli altri, ma anche lì mi piace un passo della Bibbia che dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio. Dio è la roccia, l'amen. Colui su cui poggia saldamente il tuo piede. E questa è la fede. La fede è fidarsi di Dio. Qualcuno dice: vabbè, ma io non l'ho conosciuto. Non vuol dire che non lo conoscerai. La fede è un dono. Non è soltanto una virtù teologale che abbiamo visto nella scorsa puntata. Fede retta. Le virtù teologali infuse con lo Spirito Santo, e li rinnoviamo continuamente con i sacramenti e le alimentiamo continuamente con la partecipazione sacramentale della comunione e della confessione, e anche dell'unzione degli infermi, che badi bene, non è l'estrema unzione, eh? L'unzione degli infermi è quella proprio dei malati, un sacramento che si impartisce ai malati. Mi è capitato anche a me di farlo, insomma, non muore nessuno. I sacramenti che non si rinnovano invece sono il battesimo, il sacramento del matrimonio e dell'ordine e la cresima, per intenderci. Gli altri invece sono continuamente rinnovabili, si possono fare. E lì si alimenta ancora di più la fede, la speranza, la carità, la comunione da forza al corpo e vigore allo spirito, per continuare a credere. E non è banale, la fede è un criterio importante anche per giudicare la santità di una vita. Ti sei fidato? Non è tanto hai creduto, ci sono dei momenti in cui tutti abbiamo posto delle domande, ma un conto è porsi domande, come io dico a scuola, porsi domande e lasciare aperto lo spiraglio del cuore. Io per esempio mi ponevo domande, ho fatto liceo classico e c'erano delle volte che mi ponevo così tante domande che dico, boh, sarà vero, però alla messa ci andavo la domenica, eh. Ho sempre lasciato un po' aperta la porta alla fede, finché alla fine sta porta è stata spalancata, mi ha ribaltato, e addirittura da uno come me che diceva non insegnerò mai, né tantomeno farò mai il catechista, adesso insegno religione. Quindi insomma è una cosa che fa anche ridere, però è la fede personale. Sono matto, e con me tant'altra gente che ha cambiato la propria vita per aver vissuto un'esperienza e un incontro con Gesù, diciamolo forte, con Gesù, con Dio. Oppure veramente è successo qualcosa nella nostra vita. Non parliamo più di santi, magari santi sì, abbiamo parlato la volta scorsa anche di agiografie, di queste vite particolari, però io vi ho posto la volta scorsa sempre esperienze di santi contemporanei, quindi non è più tanta agiografia, perché abbiamo anche foto e testimonianze di persone che l'hanno conosciuti, quindi insomma. Però la fede personale c'è. Quanta gente anche comune, quanta gente dello spettacolo crede, ha avuto esperienza. E allora c'è qualcuno che dice, vabbè, te sei fortunato, c'è la fede, io non ce l'ho. Però la fede va chiesta, si domanda. Gesù dice nel Vangelo, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato, chiedere. Vuoi la fede? Chiedila, la cerchi. Chiedila, Dio dammi la forza, Dio dammi la speranza, Dio aumenta la mia fede, chiedila, Dio aumenta la mia fede, la più grande preghiera, no? Che compare proprio scritta nel Vangelo, Dio aumenta la mia fede. Noi siamo tutti increduli, non crediamo a niente, sto mondo con le sue lusinghe ci fa credere chissà cosa, invece aumenta la mia fede. E
È molto interessante sentirsi amati da Dio, meraviglie stupende nelle sue mani, e siamo tutti quanti destinati al paradiso e a compiere opere meravigliose nella nostra vita. Qualcuno potrebbe dire, ma io che sto facendo nella mia vita? E beh, forse è il momento di incominciare a dire, quali sono i tuoi talenti? La famosa parabola dei talenti. No, il primo talento è la vita. Sei nato e non era detto che nascevi tu. Tu sei una meraviglia stupenda. Se sei nato, qual è il tuo compito? Che cosa puoi fare? Seguiamo quelle parole, no? Già dette la scorsa volta. Avevo fame ma hai dato da mangiare. Avevo sete, mi hai dato da bere. Nudo, mi hai vestito. Carcerato, sei venuto a visitarmi. Malato, mi hai medicato. E quant'altro, no? Andiamo a vedere, a partire dalla nostra famiglia, da dentro casa. Cosa sto vivendo? Che cosa posso fare per? La fede come a Pasqua, no? La veglia pasquale. Il cielo pasquale arriva e da luce a luce si illumina tutta la chiesa. Bellissima. Io non vedo l'ora che arriva il sabato della veglia pasquale per vedere quella scena. Chiesa buia, si illumina tutta, tanto che talvolta non c'è manco bisogno delle luci per questi lumini accesi. E ti fa vedere proprio come la fede si è propagata in questi 2000 anni, dal cielo che è Cristo risorto a tutti quanti fino ad oggi, fino a noi, fino a me, fino a te. Qualcuno è in ricerca della fede, non vuol dire che non c'è. Beh, anche l'ateo più incallito, Richard Dawkins, dice, beh, che non ci sia Dio è un 99% di prove, no? Che noi abbiamo che Dio non c'è, ma non posso dire che Dio non c'è. C'è sempre quell'1% che sfugge. Abbiamo parlato di miracoli la volta scorsa, ma parlando con un laureato in chimica di recente, mi ha detto, io posso spiegare tutto, anche i miracoli si possono benissimo spiegare, è tutta una fandonia, una finzione, un'illusione. Siete matti voi che credete? Sì, va bene. Andiamo su Marte nel 2024, un altro po', e non riusciamo a spiegare i miracoli. Quindi, insomma, io ho visto con i miei occhi una ragazza che prima era sulla sedia a rotelle, e poi dopo un'apparizione a Medjugorje cammina. Un'altra persona dopo un'apparizione riacquista la vista. Chissà com'è avvengono queste cose, non svegliandomi la mattina, per intenderci, ma spesso e volentieri in luoghi di culto. Suggestione, mettiamola come ci pare, però lasciamo perdere i miracoli magari, no? Io guardo a me, alla mia fede, a quello che mi capita nella mia vita tutti i giorni, a quello che io ottengo pregando. Talvolta Dio non ti dà precisamente quello che tu chiedi, ma ti dà quello che è giusto per la tua vita in quel momento. Invece tanta gente perde la fede perché dice, ho chiesto la guarigione e non me l'ha data, allora Dio non c'è. Ma non è detto che per la tua vita è necessaria quella guarigione. Forse per la tua vita è necessaria un altro tipo di guarigione, che è la conversione, fidarti di Dio, che non vuol dire che verrai guarito dalle malattie, perché Dio a tutti dice, beh, io vi dico che ci saranno le persecuzioni, però vi dico che avrete la vita eterna se crederete in me, se seguirete me, che sono la via, la verità e la vita. Avere fede è questo, è affidarsi a Dio, sperare contro ogni speranza. Anche nei momenti bui della nostra vita in cui vorremmo mandare tutto all'ortiche, continuare a perseverare nella fede. Per me la fede più grande ce l'hanno le nonne. Guardate, facevo caso a coloro che abitano la chiesa oggi. Giovani pochi, vecchi tanti. Io guardo quei vecchi e dico quanta fede hanno. Sento le loro storie e dico, ma che fede che hanno avuto. Non sono bigotti, Qualcuno forse, ma beati loro. Fede è anche riflettere, sì, ragionare, sì, e voglia, ma la devozione popolare il più delle volte è proprio quello che ha più garanzia di veridicità. Penso alla Santa Casa di Loreto, uno dei criteri per giudicare l'originalità del sacello lauretano è la devozione popolare, la fede di nonna, sì. Ecco, la fede è sicuramente un criterio fondamentale e so che anche voi avete tantissime storie da raccontare. Tantissime cose, ma la fede va alimentata continuamente. Non di solo pane vive l'uomo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non voglio dirlo, ma la messa, Medjugorje dice la messa quotidiana, ma almeno la messa una volta alla settimana per ringraziare il Signore, dice Signore dammi la forza ad andare avanti attraverso la partecipazione eucaristica, è straordinario. Confessarsi una volta al mese. È come dire, Signore, io mi riconosco peccatore. L'umiltà in quella preghiera di San Francesco, no? L'umiltà è riconoscersi peccatori talvolta
davanti a Dio. La fede è proprio questa, riconoscersi umili, fare quel passo, anche se non credo, e provare. Tante volte, finché non vedo, non credo, San Tommaso, no? Invece a noi ci si chiede proprio perché non abbiamo visto di credere, quindi fare quel passo d'umiltà nell'accogliere, nel dire sì, Signore, ci provo e cominciare a camminare. E poi dopo la sicurezza è, da quello che ci raccontano i santi e tanta gente a me vicina che mi ha aiutato all'inizio di questo mio cammino, e che poi le conferme arrivano. E anche io posso dirvi, se un minimo di credibilità ce l'ho, che le conferme arrivano davvero. Scrivetemi magari sotto al termine di questo video quale di questi 5 punti più vi ha affascinato. Sepolcro vuoto, la sindone, la testimonianza degli apostoli, i santi, oppure la fede personale. Tutti e 5 punti sono interessanti, sono ugualmente belli perché hanno da dire qualcosa di importante. I primi sì, riguardano Gesù, benissimo. Ma non è detto che anche l'esperienza di un santo o l'esperienza vostra non sia da meno. Chi lo mette in dubbio che Dio non c'è se io ho la fede? E nessuno me la toglierà. Belle le parole di Cartesio che dice: com'è possibile che io nel cuore abbia un'idea di Dio, di eternità, se io Dio non l'ho visto e l'eternità qua giù non la sperimento? Vuol dire che necessariamente ci sia qualcosa, se no io queste cose non le posso avere nel cuore. Lo diceva Cartesio, che era un matematico, un fisico e un teologo, eh? E l'uomo primitivo, la prima domanda che si è posta a partire dal Paleolitico superiore era proprio quello: c'è qualcosa oltre a me? E lo desumiamo da tutta una serie di cose, ma ne parleremo in un'altra puntata. Ma quella domanda ci fa capire che da sempre nel mondo ogni uomo, ogni donna, vissuto in epoche diverse e in latitudini diverse, ha sempre avuto la certezza che Dio c'era. Il problema è la fede. Sì, ma come lo seguo? Non basta una preghiera. Amo il prossimo e lo amo a tal punto da avere così tanta fede da affidare la mia vita a lui, nonostante quello che capita, ed essere sicuro che otterrò quello che ho chiesto in un modo o in un altro. Prego in modo tale che ciò che chiedo veramente già ho la concretezza e la certezza che Dio me lo realizza in qualche modo e nei suoi modi, punto di domanda. Questa è veramente la fede. Vivere in pace e affidare a Dio tutti i nostri affanni, con la certezza che verranno in qualche modo risolti. Tra tutti questi punti, quello che a me più ha affascinato sicuramente ciò che dice Gamaliele, raccontato nella terza puntata, sicuramente la sindone, ma la vita dei santi, anche la vita dei santi, di coloro che mi hanno preceduto, che sono vissuti prima di me, sono un bello sprone a vivere meglio. Un caro saluto a tutti, a presto e grazie di avermi seguito.